arruffate. Benvenuti a tutti su un nuovo episodio di Penne Arruffate. È una puntata condominio questa, giusto? Io la considererei una puntata condominio, siamo in quattro. Sì, lo siamo. Abbiamo qua con noi il nostro carissimo Andrea Viscusi, che sta là. Abbiamo Deborah Dolci, che sta qua, la nostra professoressa. E qua sopra, proprio sopra di me, abbiamo il buon Matteo Mantoani. Dunque, questa puntata, dopo magari lascerò parlare la nostra Dolci, è il seguito di un esperimento che avevamo fatto, ovvero il... Mi sono già stufato, vai tu Dolci. È il seguito della puntata su Indie Bingo, l'iniziativa Indie Bingo che abbiamo fatto e ve la linkiamo, qui, non so dove. La puntata quindi prende piede da un'iniziativa di Eleonora Missortellino e Simona The Walking Reader, che per promuovere le case editrici indipendenti italiane fanno praticamente un gioco, una tombola. Ogni giocatore estrae una cartella, nella cartella ci sono 6 case editrici e cerca di leggere un libro per ogni casa editrice. Quindi anche Penne Arruffate ha avuto la sua cartella, che se siete curiosi potete trovare nella puntata linkata. Ci siamo buttati oggi nella mischia. Esatto, e ne abbiamo viste, diciamo, di insolite. Quindi oggi vi raccontiamo come è andata con i 6 libri che abbiamo scelto. Non siamo 6, come potete vedere, perché abbiamo quindi Polly Russell e Luca Fagiolo che hanno partecipato, ci hanno mandato il loro diciamo, giudizio su come è andata l'esperienza, quindi racconteremo anche quello che ci hanno detto. Sono timidi, tra l'altro Fagiolo in realtà stasera sta registrando da tutt'altra parte. Beh, noi ormai, avete visto, siamo dei personaggi di spettacolo. Andrea Viscusi ha appena chiuso una diretta con Natalia Guerrieri. Io neanche Carlo Conti alla Rai ai tempi, è vero, d'oro, è che faceva velocissimo. Ricordate che Natalia Guerrieri, che avevamo fatto un'intervista a Strani Mondi l'anno scorso quando era uscito il suo Non muoiono le api, giusto ieri è uscito la sua seconda fatica, Sono fame, per Pigili Edizioni, e potremmo quasi dire che alla fine l'abbiamo lanciata noi di Penne Arruffate, la Natalia Guerrieri, esatto. Giusto? Ovviamente. E non era nessuno, quando l'avete intervistata lì, ancora non era nessuno, e poi... Date a Cesare ciò che è di... E invece il buon Fagiolo, e lui sta registrando in diretta Scrittori nel Caos, che è il suo format, con Axa Lidia Vallotto e Veronica De Simone. Quindi insomma, siamo un po' dappertutto. Come Polly che ha, tra turni del lavoro e scrittura, perché sta scrivendo, che deve consegnare il suo prossimo romanzo. Quindi, ed ecco perché ci siamo qua, noi quattro. Noi quattro. Perché non sono quelli i nulla facenti. Esatto. Dunque, allora, la mia casa editrice è Camelo Zampa, il libro che ho letto è AFK di Alice Keller. Aspetta che ora... te inizi a parlare, io ora seleziono la copertina, la metterò in sovrimpressione, però te vai perché mi ci vuole un po'. Che figo. Sorry. E, dunque, allora, Camelo Zampa è una casa editrice che si occupa principalmente di narrativa per ragazzi. La caratteristica interessante, intanto pubblica sia titoli di autori che non sono più disponibili internazionali, ma anche tantissimi italiani utilizzano carta ecologica, e la cosa che... interessante che moltissimi dei loro libri sono con un carattere easy reading, in modo che sia possibile la lettura anche per chi ha un DSA, un disturbo dell'apprendimento. Quindi non so se sarà impossibile far vedere il carattere, ma forse si vede. Sì. Ho già sentito questa cosa dell'easy reading, ma non la conosco in realtà. Questo carattere, sì, che non ha tutte i fronzoli, diciamo. Intanto si parla della sindrome di Kikomori, che non è un tema trattatissimo ancora in Italia, anche nella narrativa per questo target, anche se incomincia adesso a... Quindi i ragazzi, all'inizio solo i giapponesi, poi pian piano tutti quanti, ma è partito dal Giappone, i ragazzi che si chiudono in loro stessi nel loro appartamento davanti alla tecnologia, corretto? Esatto, infatti il protagonista è un ragazzo che non esce più dalla sua camera e che gioca online a qualsiasi ora del giorno e della notte, mangia, è diventato gravemente obeso e in pratica tiene in scacco tutta la sua famiglia.
e l'autrice, la cosa che sembra mi la storia della mia vita durante la pandemia, questo. Cioè, chiuso in casa, ingrassare, ma a giocare al computer e basta. Sì, però tu poi sei uscito. Matteo, vai fuori. Ma sì. Ma io non l'ho mai visto fuori da quella casa, dirò. Esatto. Ho sempre visto lì davanti a quella libreria. Anche io non l'ho ancora mai visto fuori da quella libreria. Ah, no, voi è che io più in là di Treviso non riesco ad andare, è troppo lontano dopo. E soprattutto non riesce ad alzarsi dalla sedia. Ti verremo a cercare. L'autrice intanto non edulcora assolutamente la malattia, cioè lui è molto, è un punto di vista in prima persona molto profondo e molto antipatico, nel senso che per una persona che non vive questa situazione sembra una persona profondamente egoista, scorretta verbalmente, cioè che non si fa nessun problema di essere scorretto con gli altri, e è molto interessante perché punta molto sull'aspetto psicologico, proprio lui è consapevole di aver, tra virgolette, rapito la vita della sua famiglia, cioè continuando a mantenersi in questa sua malattia, lui continua a essere il problema, spesso dice io sono il problema, quello con la P maiuscola, cioè quindi il centro dell'attenzione di tutti. È un simpaticone proprio. Io sono il problema. Problemi. Sì, sì. È così. Esatto. Infatti, qual è già l'incidente scatenante? La che cosa che rompe questo equilibrio che lui ha creato è che improvvisamente è la sorella che diventa il problema. Perché la sorella comincia a manifestare un comportamento particolare, non mangia più, vomita molto. Quindi all'inizio il lettore pensa a una certa cosa, poi si scopre che è invece un'altra questione, e lo rapisce in pratica. In pratica riesce a farlo uscire dalla stanza e lo porta via di casa. Ora non dico altro se non spoilero. Esatto, esatto. Direi e che abbiamo detto abbastanza. Per un forte rapporto fra fratello e sorella che non c'ha nessuna particolarità romantica. Cioè non vi aspettate una di quelle storie pulite in cui... No, romantico nel senso, intendo romantico. Come i faraoni, ma fratello e sorella che rapporto, si sposavano. No, Teotolomeo e Cleopatra. Bella vita che facevano i faraoni. No, nel senso di niente cose fiorellini e primaverile, insomma, amore. No, c'è proprio due forti disagi, difficoltà, una sofferenza grande che si incontrano, e la difficoltà di questo ragazzo di ritornare alla vita per andare incontro alle difficoltà della sorella. Quindi a chi lo consigli questo bel libro? Sicuramente, cioè, è un libro per ragazzi? Non è un po' forte? È un young adult sicuramente, ma 16-17 su. Me lo consigli? Ma anche un pochino prima. Lo consiglio, perché, sì. Perché come me l'hai detto, a me... Ecco, sembra quasi peggio di Solaris. Non per, sì, non per, cioè, non per colpa tua, ma perché l'argomento, la gente che vomita, non so... di tutto quello che ho detto prima, sto solo il volto. È rimasto ok, no, allora, poi una particolarità, sì, lo consiglio perché c'è anche una particolarità stilistica che mi è piaciuta, e che è proprio lo stile, che all'inizio lui ha una mente talmente tanto presa dai videogiochi in cui praticamente parla soltanto per sigle e per tasti del computer. Ma tasti dai, questo è l'incipit. Ma questa è proprio un'idea innovativa. Ma per tutto il libro così? No. Poi dopo, adesso ti svelo troppo, però piano piano, come lui deve fare i conti col fatto che non esiste solo lui al mondo, va bene. Sì, come Fiori per Algernon, quindi evolve. Lo sai che ci avevo pensato anch'io, sì. Quindi sì, consigliato, l'ho promosso. Bene. Forte, quindi non lo proporrei al target con cui lavoro io, però anche una tematica che se uno vuole essere è curioso, è comunque sottilissimo, quindi... Prezzo? Prezzo, €12,90. La casa editrice, il catalogo funziona bene, la casa editrice si muove bene sui social, la seguo anche su Instagram, mi è piaciuta. Camelo Zampa. Cosa significa il nome Camelo Zampa? Perché a me mi fa venire in mente una cosa che non posso dire. Ovviamente. La zampa di un cammello, è malizioso. Allora, io non ho trovato, cioè praticamente nel sito c'è una storia, la storia di una specie di fiaba per spiegare che cosa significa il nome, in cui è la storia del camelopardus, che è un animale, uno strano animale. Altrimenti invitiamo i bambini a cercare zampa di cammello su Google e vedere. No. Bravo, fermo. Bravo, in inglese magari. Fermo, mi scusi, no!
Tra l'altro già scritto, questa è una storia molto romantica, così almeno torniamo all'inizio della fiaba. Perfetto, così almeno vedi? Torniamo al discorso dai, di dai, prima. Dai, allora, con questa bella casa editrice abbiamo detto abbastanza. Allora, prego, adesso... passo. Dai, allora parto io. Allora, io ho portato 3 di 1 di Beatrice Cristalli, interno poesia editore, ok? Ero l'ultimo della lista. Poesia! E mi sono beccato il libro di poesie, quindi va bene, anche perché per me è una continua sfida, ma anche secondo me per molti telespettatori a casa, non c'è Nesler, quindi telespettatori possono... telespettatori a casa, vi piacciono i libri di poesie? Sì, no? Rispondete qua sotto. Allora, io le poesie non riesco a leggerle, non riesco a leggerle, ma sono convinto che prima o poi riuscirò a leggere un bel libro di poesie e pensavo che questa fosse l'occasione giusta, quindi mi sono letto il libro di questa autrice che vedete, adesso magari vi scusi, vi carica... No, no, ho messo, sì, ho già messo la copertina accanto, quindi... Ah, perfetto. Bravissimo, questa Beatrice Cristalli, nata nel 92, che tra l'altro scrive su diverse testate culturali online, ne cito un paio, Doppio Zero, Cult Week, Il Tascabile e anche Treccani, cioè buttiamo da lì. Mi sono detto, magari questa è l'occasione buona per avere qualcuno che... se ne intende di comunicazione, mi dà quell'input giusto per perché in qualche modo possa cominciare a piacermi la poesia. Il risultato invece, è stato meschino, esatto, perché invece... io comunque la poesia non riesco a leggerla. Mi spiace molto in realtà di questa cosa, però io ci ho provato, ragazzi, mi dicono trova il momento giusto per leggere la poesia. Bene, il momento giusto io lo cerco in mezzo alla giornata, quando leggo un libro, ma allora a sto punto leggo il libro, quando faccio un aperitivo, ma a sto punto faccio l'aperitivo, io il momento non l'ho ancora trovato, magari capiterà più avanti nel futuro. Però posso parlarvi in realtà dell'editore. Sono andato a vedere il sito dell'editore, ah scusate, già che ci siamo, dico anche che da quando ho fatto l'acquisto, questo è un libro in realtà sottilissimo, e costa 10 euro, forse secondo me anche un po' troppo, però in realtà è rilegato bene... i font sono leggibilissimi e anche l'impaginatura mi sembra a posto, pur non essendo un esperto, per carità. Comunque andiamo a parlare della casa editrice, a meno che voi non abbiate delle domande riguardo su quello che ho detto. La considerazione. La copertina è l'autrice o è una foto a caso? La copertina è l'autrice, sì. Tutta la collana, in realtà tutte le collane presentano dei libri con le foto degli autori in copertina. Ti piace come idea? Non ti piace tanto, però sono fatte tutte allo stesso modo, quindi questo se non altro dà un segno di uniformità. Io non vorrò mai la mia foto da nessuna parte. Ma perché dici così? Scrivi un bel libro di poesie, vedrai che ci finisci in questa collana. Comunque, no, grazie. Allora, faccio un piccolo appunto. Cioè, visto che non ti piace la poesia, devi provare a leggere questo libro di poesie. Cos'è? Gottfried Benn, è un poeta tedesco, si chiama Gottfried Benn. Passamelo sotto che lo prendo al volo. Ma in tedesco però lo deve leggere, vero? No, beh, c'è scritto in tedesco, ma tanto loro, Nesler lo parla, Di Tullio anche, vuoi che lui parla il francese, il giapponese, vuoi che non riesca a parlare anche il tedesco, dai, sa tutto il nostro lavoro. Mi ci butterò senz'altro. Oh, ma comunque c'è la traduzione. Ah no, pensavo che con Michi tu cominciassi a dire qualcosa di giapponese, mi sembrava un... Questo qua è uno dei pochi poeti che adoro, cioè, questo libro qua è... pazzesco e particolare, ve lo consiglio. E sono poesie vere, però particolari. Non particolari. Dico solo che il titolo del libro è Morgue. Morgue. Oh, Madonna. Un po'... Che significa? La morgue, esatto. L'obitorio. Il... Esatto. Ma che bello. Comunque, già che ci siamo, partoniamo un attimo al discorso della poesia, perché io, tra l'altro è un libro piccolo così, ma c'è sia una prefazione di un altro autore e la postfazione dell'altro autore, quindi... Il libro dopo è ancora più stretto di quello che si pensa, però ci piace la poesia, per carità. Allora, c'è scritto in italiano da una parte. Le postfazioni. Io mi sono messo a leggere la postfazione, praticamente è un saggio, a un certo punto l'ho abbandonato, ma volevo un po' capire cos'è che c'era di sbagliato in me, cos'è che non avevo capito avendo letto tutto il libro. All'inizio non posso dirlo, dopo lo posso dire. C'è il testo originale a fronte? Sì, da italiano a italiano. Ecco, vedi, è ancora misura. C'è la parafrasi. La postfazione di questo Silverio Novelli, a un certo punto lui dice pretendere di... e ho capito perché io sbaglio nel cercare di approcciarmi alla poesia, perché dice pretendere di possedere una poesia è pornografia, stringere al collo le parole per cavarne un senso, mi piacerebbe che ci fosse qua Nesler, un unico ragionevole incontrovertibile senso è azione preterintenzionalmente omicida.
Avete capito? Cioè, quindi io partivo sbagliato. Dovevo partire pensando di accarezzare le parole. Sono le libere, forme. Non si possono possedere. Basta, questi schiavisti forme. Delle parole. Ma arriviamo a passare di... Arriviamo a parlare di quanto riguarda... Perché oggi sono così. Qual è il mio problema? La poesia. Le poesie che mi rendono... La poesia, perché non trovi le parole. Non chiederci la parola, dicevo. Ho perso le parole. Per quanto riguarda il sito... Allora, qua ho degli appunti da fare, perché io sono andato sul sito internopoesia.com e mi trovo alla fine che è nato nel 2014 come blog e in effetti si presenta come un blog. Ma c'è qualcosa di più, perché in realtà i paragrafetti, i vari link che ci sono, sono abbastanza strani e se voi frequentate Penna Arruffate da un po' di tempo, comincerete anche voi a farvi un'idea. Allora, i paragrafetti sono home, chi siamo, pubblica con noi, concorsi letterari in via bando letterario. E su queste cose qua di solito ci metto un... bravissimo Biscusi, ci ha anche fatto un bellissimo... ci ha anche fatto un bellissimo video bellissimo su questa video. Cosa qua. Tutto ci che mettiamo qua in descrizione, qua sotto il link di Story Doctor. Tutto a cosa ci fa pensare a una... Ci fa pensare... A pagamento... Esatto, no, l'ho detto io. Mi assumo la responsabilità. Io volevo fare tipo cosa. Che io dicevo e tu dicevi a tipo Power Ranger. Questa cosa fa pensare a una casa editrice a pagamento. In realtà, secondo me, è solamente il sito che è a pagamento. Devia un po' l'attenzione, perché alla fine questo è il blog. Se voi invece andate sul sito internopoesialibri.com, allora lì vi rimanda all'editore nato dal blog del 2014, nato quindi nel 2016, con le sue collane. E se andate a vedere internopoesialibri.com, allora da qua la navigazione è già più corretta, ok? C'è il catalogo, chi siamo, contatti, login e nient'altro. Quello che posso dire delle collane è che le collane hanno dei nomi, non viene spiegata, una cosa che succede spesso con gli editori, non viene spiegata di cosa parla la collana. A me piace che, certo, se c'è Interno Libri, di cui questo libro fa parte, Interno 900, Interno Classici, ti viene da immaginare quale sia la differenza. Però io una nota introduttiva alla collana, il perché è stata scelta, da chi è seguita, quali sono i suoi intenti, io la metterei sempre, questa cosa invece non c'è. Ho finito. Bravo, questa cosa non l'avevo detta della mia, che invece la mia casa editrice è divisa per età, cioè in pratica le collane sono l'età dei libri per il target a cui sono diretti. Molto bene. Avevo un'osservazione, però la sono dimenticata mentre cercavo l'altra foto. Aspetta. Ah no, ecco, volevo dire, riguardo il discorso della... non è sicuramente questo il caso. Non è il caso. Però, amici di Interno Poesia, ascoltate il mio consiglio, esatto. Mettete un po' a posto la forma grafica. Però so che la gente, diciamo, che ha frequentato un po' l'ambiente, che se quando parliamo della narrativa è un settore di poveracci con le pezze al culo e desolante, quindi c'è fenomeni tipo editoria a pagamento, nella poesia è 10 ordini di grandezza peggio questa cosa. Cioè, la poesia non ha mercato, cioè proprio non esiste, a parte i classici che però ce l'hanno comunque le grandi case editrici, non esiste un mercato per la poesia. E quindi la maggior parte delle cose contemporanee di poesia sono tipo o autoproduzioni o proprio appunto piccoli circoli tipo associazioni culturali che le fanno o editori a pagamento. Io so anche che c'è un famoso editore di poesia che fa concorsi di poesia. Ora non lo dico perché non mi ricordo il nome, in realtà, non perché non lo so. Grazie, non lo voglio dire. Però tanto, se cercate tipo concorsi di poesia è il primo che viene fuori. E so che questo qui appunto fa tipo annualmente o forse anche più di una volta l'anno questi concorsi di selezione di poesie, che poi casualmente c'ha 500 finalisti, li pubblica tutti insieme, fa anche tipo la serata di premiazione eccetera, e tutti si comprano le loro copie, e quindi ha venduto quelle 2500 copie che gli interessava, e quindi questo è il mercato della poesia. Quasi cascato su quella roba lì. Ok, se vuoi dire chi è, oppure si fanno il discorso, no, che visto che sei un esordiente la poesia non vende molto, cioè hanno bisogno di aiuto, magari con 200 copie tu vedi che le scrivi, dai. Te la ricorderai a memoria, Mantuani, io lo so, dai, dimmela questa poesia. Ma niente, mi illumino di immenso. Ah, che bravo. Beh, ti ho detto una merda.
Bella, ti ho detto una poesia a memoria, pensa che bravo che sono. Te ne dico un'altra che mi ricorda me la qualcosa. Si sta come d'autunno perché sì, cadono le foglie, no. sugli alberi le foglie, dai. Io sapevo quella osteria numero 20. È poesia anche quella, eh. Guarda che ha vinto il premio Nobel quel cantante di cui non ricordo il nome. Bene, ma che bella momento gioviale. Dunque, bella esperienza però, Lauro. Almeno ci hai provato. Puoi dire che ci hai provato. Esatto. Se ti dicono. Grazie ragazzi. Io sono curioso di sapere cosa ha letto Fagiolo. Allora, Fagiolo, che è il nostro giovine autore appassionato di fantascienza, ha avuto l'Allo Russo Editore, che è una casa editrice che è nata nel 2009 attraverso una rivista di letteratura, arti e mestieri, che ha un motto che è: la nostra scrittura si nutre di suole consumate e copertoni usurati, vibra solo se in movimento. Questo è il motto della rivista. Mangiano gomma usata. Rolling Stones proprio. I motti delle case editrici sono interessanti. I mordi gomma, i famosi mordi gomma. No, i mordi roccia, cioè i mordi gomma. Sai che cosa sa di copertone bruciato, secondo me? Il Vegemite, quella salsa australiana. Non c'entra niente. Non ce l'ho presente. Per fortuna che non so di cosa stai parlando. È una roba spalmabile australiana tipica loro, che ho mangiato a Sydney e non ho mangiato mai più, per fortuna. C'erano i ranghi grandi così dentro. Io se c'è un copertone bruciato mi immagino quello come sapore. Comunque, cambiando, che c'entra niente. Allora, sì, poi si sono orientati con una collana di narrative che raccoglie antologie, racconti, romanzi, memoir, e avendo un occhio per Palestina e Medio Oriente, quindi portando in Italia con una collana particolare la letteratura e la narrativa palestinese. E quindi Luca ha scelto Palestina 2048. Che scusate, siccome si è spento il faretto, io paga la bolletta. No, mi chiudo un attimo il video, perché ovviamente non mi posso alzare perché non ho i pantaloni. Mi chiudo un attimo il video, mi rimetto il faretto, quindi voi andate pure avanti. Poi... Ok, va bene. Ha letto Palestina 2048, che parte da una domanda, cioè chiede a 12 scrittori palestinesi, e scrittrici palestinesi, come immagini il tuo paese 100 anni dopo la Nakba. La Nakba è quell'evento per cui nel 48 moltissimi palestinesi sono stati espulsi dalla terra che era stata assegnata al nascente Stato di Israele e hanno dovuto lasciare le loro case. La questione palestinese. Esatto. Quindi è un'antologia che va dal noir fantascientifico fino alla commedia tecnologica, diciamo, con molte chiavi di lettura diverse, e che Luca ha trovato interessanti. Cioè ha detto come livello di scrittura buono, cioè alcuni, ha detto un paio lo hanno stupito, li ha trovati proprio bomba, ha detto bene, così. Un paio bene. Bomba, ha detto, si va da, non lo so, sciami di droni, rivolte digitali, non lo so, un supereroe palestinese, queste cose, però ma che carino, è stata una bella esperienza, soprattutto perché ha avuto la possibilità di approcciarsi a come viene scritto questo genere da una cultura diversa, quindi Fagiolo ha promosso. Bene. Interessante. E questo era l'editore. Bravo Luca. Questa è la Russo Editore. La Russo, scusa, che la Russo, quello di Cobra Kai. Esatto. Ada! Allora ora andrei io. Mi sono scelto Miraggi Edizioni. Avevo individuato subito un titolo che mi attirava, che era questo: La teoria della stranezza. Mi attirava perché, appunto, già il discorso della teoria, eccetera, quindi già mi dava un'idea tipo di qualcosa di scientifico, comunque che fosse qualche applicazione di quel tipo lì. E poi sulla copertina c'è un disegno che ora vedrete, perché in qualche modo lo faremo comparire, che ricorda quello del gatto di Schrödinger, il paradosso, quello del gatto vivo morto, eccetera. Quindi ho detto, questa sarà una cosa, appunto, che ha a che fare con sovrapposizioni quantistiche, diversi stati della realtà, cose del genere, e ho detto, ma questo potrebbe essere qualcosa di interessante. L'autrice è cercarmelo. Pavlova, scusate. Eccola qua. Sì, un nome strano. Pavla Horakova, perché è ceca.
nel senso Repubblica Ceca, sì. Perché appunto Mirage Edizioni, appunto, per dire appunto qualcosa di questa casa editrice, è una casa editrice che pubblica autori italiani, autori cechi, e poi fa un lavoro di selezione di soprattutto sempre dall'est Europa, quindi comunque tutto il vecchio sì. blocco sovietico praticamente, di testi diciamo considerati un po' scomodi, estremi, cose di quel tipo lì. E alcuni li fa anche in doppia lingua, con testo italiano e tradotto a fronte. Ma sai che a me piace molto questa collocazione geografica, mi viene in mente anche Voland che tratta, l'abbiamo esatto, visto sempre esatto. nella puntata di Indie Bingo. Quindi diciamo è un approccio secondo me comunque interessante, quindi ecco diciamo mi aveva convinto abbastanza come, come casa editrice, come progetto. Ho detto beh, questo mi sembra interessante quello che fanno. Questa è già la premessa, una premessa. Esatto, aspetta, sto facendo tutta la premessa lunga. Fin là sembra che sarai entusiasta di sta roba. Curiosi. Mi sembra interessante quello che fanno. Il sito è ben fatto, ho ordinato ho preso l'ebook. Forse a mio avviso i prezzi un po' alti, però posso capire magari i costi di traduzione. Ecco, sono riuscito a mettere la copertina, adesso la vedete, con il gatto bella. Vivo e morto. Questo vedi, dado, bellissimo. Bello, bello. Appunto, avevo tutte le caratteristiche per dire questo è un libro che mi può piacere. Questo libro io l'ho letto fino al 52% della lunghezza. E poi ci hai fatto fallire la sfida! No, è 52%, più del 50%. Ho superato la metà. Sei immolato per la causa. Esatto, bravo. Perché appunto ho detto che genere... Che sforzo, vengo a pulirti il sudore, mi scusi. È anche abbastanza lunghetto. Era un mattone, Ora un mattone no, però insomma comunque non è un librino di 120 pagine. Ho mollato perché io raramente mollo la lettura, però cerco comunque di... L'ultima volta che l'ho fatto è stato con L'arcobaleno della gravità di Pynchon, perché è illeggibile, perché non c'è niente dentro quel libro, e quindi dopo 450 pagine ho detto ok, basta. Cos'è un arcobaleno della gravità? Chiedila a Pynchon, io non lo so, non l'ho capito. Vabbè. È pieno di V. Così, è risentito proprio. Attenzione, perché è l'ultima volta che ho visto il video dove Viscusi le diceva su a Pynchon, e c'è stato sotto uno shitstorm micidiale, ha risposto quasi Pynchon in persona. Sì, è Pynchon che è famoso per essere un autore che non si è mai mostrato in pubblico, nessuno sa che faccia Pynchon, ma sotto il mio video è venuto a commentare. In realtà era un'entità astratta. Esatto. Comunque... in questo caso, su questo libro, che cosa è successo? Che io sono arrivato a leggere oltre metà del libro e questo libro non parla di niente. Cioè, c'è una protagonista che è una ricercatrice, appunto, quindi ha a che fare un po' con la ricerca anche in ambito della fisica, cose del genere. Però in realtà questo non c'entra niente con quello che fa. Noi praticamente seguiamo le sue giornate e lei va proprio... faccio cose, vedo gente, cioè nel senso appunto sì, va a una certa scena, va al pub, fa una cosa, incontra con qualcuno, chiacchiera, poi descrive i suoi sogni, fa questa cosa appunto che devo dire che i sogni sono raccontati molto bene, perché appunto il sogno è sempre complicato da raccontare, sono credibili in quanto sogni, però appunto non dicono niente, cioè nel senso sono sogni, quindi sono cose senza senso, però guarda il fatto che in Repubblica Ceca sono tutti degli ikikomori, per tornare anche al tema precedente, e quindi il fatto che esca è già qualcosa, chissà cosa ha fatto, forse quanto forse vorrei uscire anch'io. Tu sei abituato agli italiani e agli spagnoli, sono sempre in giro, esatto, sì, testa, beh, rompere i coglioni, aperitivi, tapas, e invece lì si vede già una novità quella. Però appunto ecco, non succede niente, anche allora, quella è una cosa che mi ha particolarmente frustrato, che io arrivato a oltre il 50% della lettura, io non so che cosa sia la teoria della stranezza, no, non è venuta fuori questa cosa, ci sono dei riferimenti a degli eventi un po' anomali che succedono però in una provincia lontana, di cui lei le sente soltanto le notizie al telegiornale o lo sente alla radio, qualcuno glielo riferisce, tipo nella provincia di non mi ricordo cosa, un pastore ha trovato una capra con gli occhi verdi, cose così, sparse ogni tanto qua e là. Bello. Quindi presumo che prima o poi queste cose si rallascino, forse alla fine del libro viene fuori che in quella provincia ci sono gli alieni, non lo so, però io sono arrivato appunto oltre la metà e ancora non ho capito di che cosa si sta parlando e perché sto leggendo la storia di questa signora. Perché sto leggendo questo libro? E quindi ho detto basta così. Quindi ho detto Debora che mi ha fatto in questa cosa.
cazzo. Mi dispiace perché comunque dai, allora vai in posta. Hai esercitato il diritto del lettore. Certo, esatto. Il tempo è prezioso. Dobbiamo scrivere cose che la gente abbia voglia di leggere. Sì. Purtroppo il mio è un pollice giù. E mi dispiace perché appunto mi sembrava una cosa interessante. Anche a me piace l'idea di leggere da paesi in cui di solito di cui non importiamo in genere la narrativa. Mm-hmm. E qui non ho trovato un ostacolo a livello culturale, cioè nel senso è molto contemporaneo, è molto moderno, è una città europea, una capitale europea, quindi non è che ho trovato difficoltà nel seguire le vicende come se magari leggessi una storia appunto ambientata, non lo so, in Sri Lanka, per dire. Qui lo capisco quello che fa, ma non... Boh, perché? Di che stiamo parlando? Questo quindi... mi fa venire in mente che in realtà anch'io sto leggendo un libro di una collana e il libro non mi piace per niente, però quello che voglio fare è andare dall'editore al banchetto lì alla salone del libro, magari ci si vede, andrò lì e dirò: ho letto il vostro libro, questo qua, non mi è piaciuto per niente per questi motivi. Non è che me ne consigliate un altro totalmente diverso, che magari è quella cosa che potresti fare anche tu, magari l'abbiamo dato. Devi raccontarci poi che ti rispondo, ti prego. E magari se l'editore è un signore, questo te lo regala un altro. Infatti, ho pagato il primo, non è che adesso Gliel'ho rubato mentre lui era girato dall'altra parte. E allora tutti, cioè, cos'è sta storia? Fallire la casa editrice, cioè. No, per dopo io sono anche pronto al dibattito. Perché non ti è piaciuto? E io dico: per questo motivo, vado avanti, io gliele... Magari allora si scopre che non l'hanno letto neanche loro. Questa esatto. È una bella... Lui a un certo punto, pur di mandarmi via, sto parlando di H edizioni, in questo caso quindi sono due donne allo stand. Siamo fermate insieme lì, esatto. Magari loro, pur di mandarmi via e cominciare ad avere a che fare con gli altri clienti, magari mi regalano davvero il libro, io ci proverò. E magari non ti piace neanche quello e quindi poi ne avrai un altro. Salve, sono stato qua due volte fa a prendere e poi la volta scorsa, e non è che magari... Era quello che infatti disperatamente stavi recensendo su Goodreads in questi giorni, che vedevo ogni tanto che dicevi disperato. Non facciamo il nome, va bene così. Scrivetemi in privato ad andrea.viscusi@gmail.com che ok, il prossimo l'esperienza di Polly con Rimano Edizioni. Allora, Polly, intanto partiamo dal fatto che il libro è stato difficoltoso da trovare. Polly ha letto il libro che adesso Andrea mette in copertina. Perché ricordiamo che noi per adesso non abbiamo avuto problemi con le spedizioni, a me è arrivato subito, il pagamento. Anche io l'ho trovato senza problemi. Io l'ho preso dall'ebook sul sito dell'editore e ha funzionato tranquillamente. Quindi tutto regolare finora. Invece qui arriviamo a... le particolarità, diciamo. Tanto il libro è Cacciatori di notte di Filippo Tuena, che poi abbiamo scoperto che era già stato edito in precedenza ed è stato ripubblicato dopo diverso tempo praticamente dopo 20 anni dalla sua prima pubblicazione. Intanto con Rimano c'è anche una collana per bambini, c'è diverse collane che poi vengono tutte spiegate con dei nomi molto suggestivi, e la collana per bambini è tranquillamente riperibile anche negli store online, l'ho sperimentato io perché ho preso un libro per mio nipote. Il mistero è che questo libro invece era difficilissimo da ordinare. Allora, Polly ha provato a ordinarlo dal sito dell'editore e non riusciva a farlo. Impossibile pagare con la carta, impossibile tornare indietro quando uno incomincia a fare la procedura per il pagamento, bisogna ricominciare da capo. Ogni volta che provava ad acquistarlo le arrivava una mail con scritto: congratulazioni per il tuo acquisto, però l'acquisto non l'aveva fatto. E ha mandato una mail... È uno che non è particolarmente aizzato dal contesto di Indie Bingo, uno molla, alla fine dice: vabbè, non lo compro, passo ad altro. Infatti, cioè, l'editore ha anche un consiglio, cioè deve essere immediato, se no poi... Con Rimano Edizioni. Tutti sono smart. Cioè, infatti, cioè, per acquistare questo libro, alla fine, praticamente, visto che lei non riusciva, l'ho acquistato io con bonifico bancario... Le ho mandato la mail col bonifico, le ho messo l'indirizzo su e il libro le è arrivato a casa dopo un po' di tempo. Strano, perché invece,
cioè negli store online non si trovava proprio questo libro specifico che voleva lei, mentre invece l'altro che ho preso io, il libricino per bambini, è arrivato tranquillo, trovato. Quindi c'è questo mistero, anche perché lei ha scritto una mail, ha chiesto aiuto e le dicevano devi cliccare sul tasto acquisto, però lei l'ha ma dai, no, magari pensavano che era una bambina che col computer non niente, cos'è il computer? Niente, qua c'è da mettere a posto, chiamate qualcuno che se ne occupa, che faccia le cose giuste, amici di Corrimano Edizione, perché bisogna correre ai ripari, se no la gente non vi compra i libri. Quando li abbiamo incrociati a Milano, mi pare che fossero, mi era quasi venuta voglia di andargliela a dire, però ecco, lo dico ora. Detto questo, però, con queste premesse, quindi catastrofiche, che sono il contrario delle premesse di Viscusi prima, invece Polly dice che l'esperienza non è stata poi così male, perché il libro, il formato intanto è soddisfacente, il libro è una bella copertina, ben impaginato, bella la carta, la storia non è male, però in pratica lei lo ha scelto pensando di trovare una cosa, diciamo, paranormal, quindi vicino anche un po' a quello che sono i suoi interessi, quello che scrive, invece in realtà è un romanzo di un genere diverso da quello che, a cui lei è abituata, con uno stile pochino più vecchio che non incontra i suoi gusti, però la storia in sé non l'ha dispiaciuta, diciamo che è una specie di alla Lovecraft, ha detto, e qui possiamo aprire tante parentesi di tante puntate qui. Sono le stesse frasi che mi dicono tutte le mie ex, mi dicono l'esperienza non è stata male, la storia non mi è dispiaciuta. Alla Lovecraft ti dicono, alla Lovecraft è veramente preoccupante, indescrivibile, un orrore indescrivibile, inenarrabile. Il problema maggiore è stato reperire il libro, che il libro era un po' fuori target, però diciamo che il suo è un molto pollice bene. Così bene, allora manca solo il nostro ultimo Matteo Mantovani, che abbiamo lasciato per ultimo perché noi sappiamo già il dulcis in fumo. Basta. Che libro avevi? Parentesi, vuoi fare un altro video visto che mancano 5 minuti? No, prova, vediamo in 5 minuti cosa riesci a fare. Lo sprint finale, scarica tutto. Allora, come ho scelto questo libro? Allora, ho visto Italo Svevo Edizioni, ho scelto questo libro qua di Italo Svevo Edizioni, ve lo faccio vedere, dai, intanto tu dopo metti la copertina. Sì, sì. È una prova d'acquisto, cioè l'ho comprato veramente, esiste, sono stato bravo. No, perché lo dico? Perché lo stesso libro... Tre bestemmie uguali e distinte è il titolo del libro, non sto scherzando. L'avevo trovato di un'altra casa editrice vecchia e l'avevo anche trovato in biblioteca. Ma dai! Io l'avrei potuto avere con il prestito interbibliotecario, cosa di cui io vado fiero, cioè mettere in moto tutta questa macchina di gente che mi va a prendere libri in 6 comuni dopo, cioè una cosa di cui devo farlo, cioè devo creare danno al sistema in qualche modo, no? Quindi lo ringraziamo il sistema interbibliotecario. Grazie. Anche a me piace il sistema interbibliotecario. Bene, però ho detto devo prendere quello della casa editrice in questione, perché stiamo facendo un esperimento. Va fatto fino in fondo, no? Allora, infatti io sono andato nel catalogo di questa casa editrice, la Italo Svevo Edizioni, che tra parentesi è una casa editrice nata a Trieste. Io sono friulano, quindi Friuli, Trieste. Bravo. Esatto, cioè alla fine io sono affezionato a Trieste, quindi ho detto dai, facciamo qualcosa anche in quella direzione là. Ho guardato il catalogo, ho visto le copertine dei libri, erano molto belle. Cioè, vero, sono tutte, ho visto anch'io. Sono ben curate, un bel design, eccetera, eccetera. Ho letto il titolo di questo libro, Tre bestemmie uguali distinte, ho detto boh, basta, questo è il mio libro, no? Cioè, amore è troppo simpatico, era troppo simpatico leggere un libro pensato di... Dopo sono andato un attimo a informarmi, cioè andato a vedere chi è l'autore, su Wikipedia c'è qualcosina, ma ho visto che ha scritto libri satirici, cioè tutta la sua produzione gira attorno a un singolo romanzo che ha scritto negli anni 50, che era Mistero dei Ministeri, se non sbaglio, cioè lui era uno... che lavorava nei ministeri, nella pubblica amministrazione, quindi tutta la sua produzione letteraria si basa sul prendere in giro questo sistema, questa classe lavoratrice, insomma. E visto che questo è anche un libro scritto negli anni 60, ho detto, bon, dai, c'è un altro parallelismo che mi viene in mente di un qualcosa uscito in quegli anni che più o meno aveva la stessa impostazione satirica, che è Fantozzi. Cioè, prende in giro l'Italia del boom, è un grandissimo esempio di... comicità ben riuscita. Dai, 3 minuti. Devo fare il casino, voglio fare una roba lunga. Allora, quello che voglio dire è, ho guardato il sito,
Ho preso questo libro da Amazon, quindi nessun problema, l'ho trovato su Amazon, 15 euro, voglio specificare il prezzo per un motivo che adesso vi vado a raccontare. Mi piace come dici Amazon, con, la, con l'accento in fondo. Amazon, come si dice? Sì, ma no, così no, si dice. Si dice Amazon. Io lo dico così. E poi, dopo... perché mi fai sempre perdere il filo? Scusa, lo volevo. Ho guardato anche... un attimo le collane presenti in questa casa editrice, le collane, la collana di cui fa parte questo libro in particolare si chiama Biblioteca di letteratura inutile. Cos'è? Quindi già la casa editrice magari ti mette le mani avanti, no? Esatto, dice, esatto. Che, te l'hanno, ce l'hanno detto, Te l'hanno detto. Poi c'è anche la possibilità di scaricarsi l'incipit, di leggersi le prime 20 pagine in formato digitale, cosa che io ho fatto, però ho letto solo le prime 3 righe, ho detto bondai, più o meno. Qualcuno di voi mi ha avvertito che questa casa editrice ha una particolarità. Allora, io ho trovato nella casa editrice la seguente frase, no? Nella storia. Non lo trovi subito, lo devi spulciare nella storia della casa editrice. Quindi è una cosa che nessuno va a vedere, cioè diciamocelo, dai, chi va a leggere la storia della casa editrice? Allora, Italo Svevo, introducendo tutte le sue aldine con un puntiglio... Dopo sono andato a vedere cos'è aldine, perché figurati. Introducendo tutte le sue aldine con un puntiglioso accompagnamento, sia nella cura redazionale che nella veste grafica, vuole dichiarare amore, attenzione e valore sia per il progetto che per la forma. La copertina in brossura con lunghe bandelle, l'interno dagli ampi margini, la rilegatura filorefe, fino ai tagli laterali delle pagine intonsi. Cioè, dopo tutta intonsi, attenzione. Allora, intonsi. Dopo tutta questa sfilza di parole, no? Anche l'amore, il 25% di amore in più, no? Ti ricorda qualcosa, no? Vi scusi sta roba. Cioè, allora dici, boh, io ero così ubriaco quando l'ho letto di questi termini, di paroloni, che non ho capito niente. Insomma, ho detto, boh, dai, sarà, cosa vuoi che mi diano, cioè... Eri fermo da Aldine ancora. Cioè, figurati nella mia povera mente se vado a capire, a unire i punti che ti stanno dando qua, no? Cioè, io sono il lettore medio. Mi vado a... 5! 4! 3! 2! 1! Buon Aldine! Allora, stavo dicendo... dopo le aldine, le cose tutti lì. Quei paroloni. Però aspetta, paroloni, aspetta un secondo, ma io non so cosa sono le aldine, visto che hai ricercato. Sono quelle che abitano le aldi, no? No, io pensavo, le alde. La mia vicina di casa si chiama Aldina, però questa è un'altra storia. Ma... allora, sono tipo un libro particolare, una rilegatura veneziana che si usava una volta, secoli fa. Ma cioè, l'ho cercato, non lo sapevo. Bravo. Magari ho anche detto male, ho anche sbagliato, perché l'ho letto, me lo sono dimenticato, figurati. Qualcuno di voi mi ha avvertito di qualche particolarità, di come vengono rilegate queste pagine, ho detto, ma figurati se vado ad ascoltare gli altri, vado dritto per dritto, no? Cioè, se ne frega. E poi mi arriva questo libro. Quindi l'ho pagato 15 euro. Facciamo vedere la foto, io la metto in sovrimpressione. Mettila. Queste sono le mani di Matteo Mantuani che apre le pagine del libro. Non puoi far patire anche il video, non puoi scegliere. No. Il video che è ispirato è ispirato proprio al libro, poi quello che al libro mandato. Esatto, cioè, dopo non erano distinte, erano proprio ho mandato per i nostri telespettatori, quelli lì, insomma, che ho mandato un video in tempo reale di che io che sfogliavo, che toglievo il libro dal pacco e sfogliavo queste pagine tutte attaccate. Intonsi. Vabbè, quindi alla fine della fiera io sono stato lì. Allora, e da quanto ho capito dopo averci riflettuto molto e dopo molta introspezione, ho capito che la casa editrice ha questa particolarità e lo fanno apposta. Cioè, loro ti danno questo libro perché tu devi avere il piacere di tagliarti le pagine, di fare il tipografo in sostanza, per conto tuo, perché così puoi mettere veramente il 25% di amore in più in questo libro qua. Cioè, ma ce la fai passando il dito a romperle? No, assolutamente. È che io l'ho fatto con un taglierino, insomma, è venuta una merda. È venuto malissimo, cioè... È normale, cioè, come vuoi che ti venga? Le pagine adesso sono più ruvide di una grattugia, cioè, viene una schifezza. Che poi mi immagino anche, ma se uno facendo questa cosa si taglia, si fa male, può chiedere i danni alla casa editrice? Sì. Guarda,
sarebbe da fare, cioè, nel senso, quindi adesso se qualcuno di Italo Svezia, quando andate al salone del libro, quello dove andate voi, mi fa, e trovate questi i rappresentanti di questa casa editrice, ho detto: Matteo Mantovani ha una domanda per te. Perché? Perché? Cioè, allora, è veramente, è un mero oggetto estetico il libro, quindi è qualcosa che deve fare. Perché ti vedo tutto sfleshoso? Mi scusi, non so, è una questione. C'è avuto un momento mistico. Ma allora sei tu che ti perdi via Mantovani, vai avanti a parlare, tu, non preoccuparti degli altri. Allora, io volevo sapere, l'hanno fatto per un motivo? Oppure l'hanno fatto per altri motivi? Cioè, non capisco il motivo di fare questa cosa. Cioè, se il libro diventa... siamo arrivati a... come quelli che mettono le librerie e mettono dentro i libri al contrario, così fanno le fotografie su Instagram e che fanno un casino. No, guarda cosa succede. Ti fa capire lo stato d'animo. Ti fa cadere i libri. Hai ragione. Sentiamo questo disagio. Esatto. Ma... quindi è un oggetto estetico? Cioè, no, non lo è. Cioè, un libro è un libro. Devi sfogliarlo, devi leggerlo. Cioè, se tu mi vendi un libro dalla biblioteca inutile e non riesco neanche a sfogliarlo, cioè, che messaggio stai dando? Cioè, scusa, più inutile, cioè, di così, in effetti. No. Scusa, cioè, va bene. Però, allora, ad esempio, quando metti dentro i soldi nei libri e poi perdi i soldi, qua è più difficile, è come avere un portafoglio. Metti dentro, rimane lì. No. Vabbè, dai. Fai conto che anche questo libro ha anche una bella prefazione e una postfazione, perché non vi ho raccontato ancora il contenuto di questo libro, ma vi anticipo che senza postfazione, senza prefazione, è impossibile leggerlo. Quindi io mi sono letto prima la prefazione per capire di cosa ti parla questo libro. Cioè, si chiama prefazione apposta, dovresti leggere la prefazione, giusto? E poi la postfazione, quindi, però anche quelle sono attaccate, cioè io ho dovuto dividere anche la prefazione e la postfazione per leggere tutto. Cioè, almeno la prefazione. Almeno la prefazione, dividimela, no? Cioè, ma almeno dammi gli strumenti, cioè, ma Mantovani, il dubbio che in realtà non taglino le pagine perché in realtà magari gli costa e dopo la vendono come una novità, potrebbe essere. Allora, io ho una battuta sui triestini, ma io sono friulano, friulani abbiamo un po' la faida con i triestini, cioè una cosa che sanno come emiliani, romagnoli, loro vogliono sempre comandare. No, di solito anche i triestini fanno la stessa cosa, lo stesso gioco su di noi, cioè dicono che i friulani lavorano tantissimo e i triestini invece sono più al mare, quindi si godono un po' più la vita. Questo chi è che lo dice? Di chi, che non l'ho capito? Allora, i friulani dicono ai triestini che si godono la vita, che i friulani lavorano di più. I triestini dicono esattamente la stessa cosa, quindi non è niente di... cioè, non siamo d'accordo, almeno su questo. Bravi, quindi alla bravi. Fine, questa è una casa editrice triestina, cioè probabilmente si saranno fatti un momentino di spritz mentre preparavano queste edizioni, non so. Dopo ho scoperto che è stata acquisita da una casa editrice romana negli ultimi anni, quindi non si sa alla fine di chi sia la colpa di questa cosa, ma cioè, per dire, può piacere o non piacere, per l'amor di Dio, io a parte tutti gli scherzi, tutte le cose che ci sto facendo dietro, non vi offendetevi, vi prego, però sono un lettore. Figurati quante ne se ne sono sentite su dalla gente. Vabbè, io sono uno che legge i libri, che gli piace sfogliarli, quindi mi piacerebbe avere un libro che posso sfogliare. Che se andate a vedere le recensioni su Amazon, soprattutto, dei libri di Italo Svevo, ci sono molti che lamentano questa cosa. Perché? Secondo me perché questa cosa, appunto, come diceva anche Matteo, che l'ha trovata nella storia della casa editrice, secondo me invece dovrebbe essere una cosa, siccome è una caratteristica che ti cambia proprio l'oggetto libro, una cosa che te dovresti scrivere in caratteri giganteschi, rossi, lampeggianti, cioè proprio sulla copertina. Guardate, come se fai, un libro che si apre in 3D, no? Cioè un libro col diorama dentro. Sì. Te dici libro con diorama apribile, non è semplicemente un libro. Quindi anche in questo caso, anche i manga che ti dicevano che sono da leggere, al contrario. Esatto. Quindi secondo me questa cosa, se vogliono fare questa cosa perché gli dà tutto un fascino particolare dell'experience del libro, va bene, ci sarà chi apprezza queste cose, però lo dovrebbero veramente sbattertelo in faccia, che non deve capitare che per sbaglio compri quel libro e non sai che è così. Che invece a quanto pare succede, perché appunto lui è successo, e se guardate le commenti che si trovano su Amazon, tanti si sono scontrati con questa cosa. Quindi mi dispiace, magari invitiamo il signor Italo Svevo, che non so chi sia, a spiegarci eventualmente qual è la sua versione, però... Assolutamente. Che poi questa possa essere una cosa che possa piacere a qualcuno, cioè
alla fine de gustibus, cioè non sto lì a dire non può piacerti, per l'amor di Dio. Io come lettore ho comprato un oggetto, ho comprato un prodotto e quindi sto dando il mio parere su quello che ho comprato. Hai comprato tre bestemmie e quando hai aperto... Beh, insomma... diciamo se hai sul plus di bestemmie. Io sono... Beh, con le bestemmie no, io sono un gentleman. Ne comprate tre e io sono un gentleman, dai... No. Non mi abbasso a simili scurrezze. Il video io me lo ricordo, non l'ho contate, ma erano più di tre. Scriveteci in privato, vi passiamo tutto. Dai. Parliamo adesso del contenuto del libro. Dopo aver tagliato le pagine, Le tagliavi pian piano o le tagliate tutte assieme per toglierti il problema? No, l'abbiamo perso. Dov'è? Hai sentito la mia domanda? Sì, ho sentito. Le tagliavo di volta in volta, man mano che leggevo, avevo il coltellino, tagliavo. E... Ah, quindi leggendo le tagliavo. Leggi. Ma sì, cioè, cosa devo fare? Mettermi là un'ora prima? Cioè, mi passa la voglia, cioè, una scusa. Fantastico, ma dentro questo libro che hai faticato così tanto? Poi alla fine della fiera ci sono alcuni... No, ma ci sono... No, ma anche la rilegatura in tonso è fatta da cazzo di cane, cioè vorrei farvi capire questo, perché alcune pagine sono attaccate del tutto, altre pagine sono attaccate solo dei pezzettini, quindi li stacchi anche con un dito, altre devi proprio usare il taglierino, cioè... Cioè, ma ci metti... c'era dentro? Un po' di Nutella ci metti dentro e te la mangi. Ma lo so, cioè... Veramente io non trovo il senso di sta roba, ma vabbè, cioè, si vede che alcuni quando dicono prendo un libro lo mettono nella libreria lì, come ho fatto io prima facendo un casino, ma lo mettono nella libreria, nel salotto e dicono guarda ho comprato un libro, che bello, un oggetto che fa scena, cioè, non so, magari è questo. Va bene, arriviamo quindi alla trama. La trama che c'era dentro questo libro? Esatto. Allora, stavo dicendo che questo è un autore che ha fatto satira politica nella sua vita e questo è un libro di satira politica, quindi in realtà le tre bestemmie sono tre novelle che portano una tesi che è poco, diciamo, al limite quasi della blasfemia, cioè della sopportabilità, della politically correct, cioè vi dico, la prima novella parla di come sterminare i bambini. Non sto scherzando, cioè, allora, per leggere questo libro bisogna capire bene la prefazione e la postfazione, perché lì ti dice questo libro va calato nel tempo in cui è stato scritto, quindi l'Italia del boom. Nel dopoguerra cosa c'era? Tutti quanti gli uomini erano morti in guerra o dispersi, eccetera. C'erano una surplus di vecchi e di bambini. Quindi c'erano le strade, immaginatevi le case distrutte dalla guerra e tutto, i bambini, il neuralismo di Fellini, cioè metteteci dentro quello che volete, ci sono il i bambini per strada. Crollo del sistema pensionistico, certo. Esatto, cioè ci sono i bambini per strada che giocano e fanno casino e i vecchi che si lamentano. Quindi immaginatevi un vecchio nella locanda del che mondo orribile che si lamenta e tutto quello che dice viene trascritto in questo libro. Cioè, più o meno l'andazzo è quello. Cioè, nella prima novella... comunque. Cioè, è un po' estremo, però volutamente... È volutamente provocatorio. Quindi io lo leggerei. Ci sono... allora, se ci riuscissi lo leggerei. Allora, se c'hai una versione già tagliata, magari... Esatto. La prima novella quindi parla di... un metodo di sterminio di massa, richiamando proprio le tecniche dei nazisti, proprio si parla di soluzione finale tutto, dei bambini, perché i bambini sporcano, perché fanno casino, perché sono pericolosi e non producono, quindi vanno ammazzati tutti. Bisogna farle, dice, ci sono varie tecniche per farli fuori, tipo anche gli campi estivi che in quel momento stavano iniziando a esserci, quelli cattolici, eccetera, dice, sono ottimi sistemi dello Stato che incomincia a rendersi conto di che bisogna sterminarli, quindi l'estate ragazzi con i suoi statuti fa vedere come prende lo statuto dell'estate ragazzi, non so, e la regola 1 è proprio sta a significare proprio che i bambini vanno sterminati perché se si comportano tutti così alla fine muoiono, cioè più o meno è anche una critica e una satira ironica, divertente. Cioè, dopo rimangono solo gli anziani e gli anziani poi si estinguono, giusto? Va calato nella realtà del tempo, cioè oggi è follia dire, cioè, oggi è solamente il concetto che non ci sono, che ci sono troppi bambini e visto che abbiamo il problema opposto è una cosa impensabile, quindi per questo anche che questo libro è difficile da leggere, perché Visto che ci sono anche le colonie estive per gli anziani, a sto punto ribaltiamo il concetto e... La seconda novella
parla della speculazione edilizia del tempo, quindi dice che l'Italia in pratica si dovrebbe suddividere in un arcipelago, proprio tagliando le terre. Ogni arcipelago dovrebbe essere uno stato a sé stante, dato che si può comprare. C'è anche una lista divertente, quella l'ho trovata divertente, di tutti i nomi delle isolette che si dovrebbero dare. Cioè, isola Ponte del Piave, cioè una roba tutta di questo tipo qua. No? Quindi fare satira su quello. È un pezzettino piccolo. Il terzo, unico e ultimo pezzo fa satira invece sull'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole. Che secondo l'autore è un metodo come un altro per richiamare al regime fascista. Fate conto che la seconda e la terza novella sono le più brevi e fanno metà libro, la prima è la più lunga e fa metà da sola. Non è propriamente narrativa, sono delle specie di saggi, diciamo. Non so come dirlo, cioè sono come, immaginati un vecchio al bar che si siede lì ubriaco e comincia a parlare. È come un monologo teatrale di qualcuno che ti spiega le cose. Quindi va letto anche così. Cioè. Poi il linguaggio che viene usato in queste tre novelle è volutamente pedante, avvocatesco, pieno di arzigogoli, cioè come se fosse un linguaggio burocratico. Esatto. Lo fa anche apposta perché era il suo mestiere quello, no? Cioè scrivere le circolari del ministero, eccetera. Quindi lui impiega anche questo linguaggio poco fresco e poco comunicativo per dare una dissonanza superiore a tutto quello che dice. Questo libro qua a chi è che lo consiglieresti, Mantovani? Cioè a mia madre e mio padre purtroppo no, perché in quegli anni erano bambini, quindi sì, gli vado bambini degli anni 60, gli fai leggere un libro per sterminare i bambini, non so. No? I miei nonni probabilmente. Ai tuoi nonni? I miei nonni, forse loro. Cioè, non ma so, a me un po' mi incuriosisce comunque. Cioè, devo dire che c'è questa approccio satirico, vai, però comunque con questo linguaggio appunto da che ne so, appunto da tipo come fai le denunce ai carabinieri. Secondo me può essere interessante. Dai, sapendo che è quella cosa lì. Certo. Sapendo che devi leggere, tagliare, leggere. Vedi, però quello se calato in questo contesto, in anche quello fa parte di tutto la cosa, Cioè il fatto che devi anche fare questa operazione inutile in più per leggere una cosa che poi è faticosa. È come dover ritirare l'avviso di raccomandata in cui ti dicono che ti hanno lasciato una raccomandata. Cioè, Madonna, che odio quando mi succede. Guarda che le cose inutili dal punto di vista narrativo sono stupende da raccontare. C'è un libro che mi viene in mente che mi sembra che si chiami La vita, istruzioni per l'uso, che ruota tutto attorno a una figura di un personaggio che dedica la sua vita a un'impresa inutile. Ed è stupendo. È un libro, è uno dei miei libri preferiti. Magari ne parliamo un'altra volta. Adesso dai che stiamo andando ben oltre le aspettative temporali che ci eravamo dati. Vabbè, quindi questo romanzo qui, non è un romanzo, questo libro, queste tre novelle... Questo oggetto d'arte... Non so, io non lo consiglio, sinceramente, perché è veramente difficile capirne l'ironia e contestualizzarlo bene per apprezzarlo nel modo corretto. Ma questa è la psicologia inversa, ragazzi, non comprate questo libro, mi raccomando, non... Visto che leggere comunque è una cosa che impiega tempo e risorse, sinceramente impiegherei questo tempo e risorse in modo più costruttivo, cioè leggendo magari qualcosa che mi piace di più, un po' più moderno, più eresco e che rincontri un po' i miei interessi. Ecco. Se uno vuole fare una tesi di dottorato su com'era l'Italia del boom, probabilmente questo libro è perfetto, perché mi annoio solo a pensarci a fare una cosa del genere, quindi vedete voi. Bene, allora ragazzi, se vi è piaciuto Umberto D., il film di mi sono messo nella merda da solo, comunque leggete questo libro qua. Direi che siamo arrivati alla fine. Fai tu, vi scusi, i saluti finali. Farei anche il conto alla rovescia, che prima mi è piaciuto molto. Ok, allora vabbè, insomma, abbiamo fatto tutti la nostra, abbiamo riferito la nostra esperienza. Io mi sentirei anche di fare una cosa, siccome sia io che Matteo e qualcun altro abbiamo avuto delle opinioni diciamo negative rispetto alla nostra esperienza. Tuttavia l'idea quella di Indie Bingo, comunque di andare a cercare case editrici che fanno cose particolari, diverse dal solito, fuori dai soliti canali, che propongono testi di altri paesi eccetera, è un'idea comunque valida da seguire, a cui dare occasioni.
noi siamo capitati con qualcosa che non era adatto a noi. A me viene da immaginare che se avessi letto il libro che ha letto Deborah mi sarebbe piaciuto tantissimo. Esatto. O anche quello di Fagiolo, di che in realtà l'avevo scartato perché pensavo che fosse troppo politicizzato, invece a quanto pare invece non era così. Mm-hmm. E quindi ecco, hai detto che vuoi leggere anche il mio, eh? Sì, è vero, cioè, anche fine, a parte il mio l'avrei letti quasi tutti. Quindi ecco, comunque, al di là delle nostre esperienze negative che sono state una casualità, comunque andare a cercare queste cose particolari è sempre un buon proposito. Esatto. Questa è stata la nostra esperienza. Chiaramente se qualcun altro partecipa a questa cosa, magari anche gli altri che stanno seguendo Indie Bingo vogliono venire a dare i loro commenti, magari hanno trovato gli stessi libri, hanno avuto esperienze diverse, magari hanno avuto il piacere di tagliare le pagine in tonze, e può essere che ci sia anche quello. So che caso, qualcuno c'è di sicuro. Sì, sì, assolutamente, sicuro. E noi saremo felici di condividere le vostre opinioni qua nei commenti. Direi che questo è tutto, facciamo il conto alla rovescia per salutarvi, quindi... Esatto. 5, 4, ragazzi, 5, 3, 4, 3, 2, 2, 2. Non siamo sincronizzati, 1, ciao, alla prossima!